Grazie della presenza, Sua Eccellenza Don Franco, il nostro arcivescovo, e del sovrintendente dottore Consolino e di tutte le autorità che sono al tavolo. Grazie a voi numerosi che siete venuti in questo giorno importante. Questa è la soddisfazione di una persona che rappresenta la città in una giornata per me di festa. Sono orgoglioso che oggi recuperiamo un'opera importante della nostra città e sono orgoglioso di aver affiancato i Lions al restauro di questa opera fatta da una restauratrice che è della Penisola Sorrentina ed è un onore per noi nel nostro territorio. Speriamo che questo esempio possa essere utile sia agli amministratori della Penisola Sorrentina che alle tante associazioni affinché investano nel recupero delle opere d'arte che stanno in Penisola. Se abbiamo ottenuto il premio come città più accogliente del mondo 2014 è anche grazie al recupero e alla valorizzazione del nostro territorio sotto l'aspetto ambientale, culturale e anche dell'accoglienza che fanno i nostri imprenditori agli stranieri. È una sinergia che se funziona porta risultati. E pertanto io penso che questo è un ulteriore tassello che ci fa andare avanti, ci dà la forza di combattere e di resistere alla crisi che viviamo. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. E io do subito la parola all'architetto Giorgio Pozzolino, il sovrintendente per i beni, aiutate a dire, lo dirà poi l'architetto. E grazie anche per questa attenzione, è la seconda volta credo che viene nella nostra cattedrale l'architetto e questo è anche il segno di un'attenzione particolare. Io volentieri gli cedo la parola e ringrazio la sua presenza. Buonasera a tutti, un saluto al Monsignore l'Arcivescovo, un saluto al Sindaco e a tutti voi intervenuti. Grazie al parroco per l'ospitalità e preciso sorprendendo bene architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici di Napoli e Provincia, sperando che con il nuovo ministro non cambi il nome dell'edificio. Il ringraziamento al parroco sono ovviamente non solo per il lancio, per la presentazione, ma soprattutto per la disponibilità iniziale che ha consentito questa operazione che questa sera ricordiamo. E proprio per questo ci tengo a iniziare questo brevissimo intervento di saluto, a ringraziare il Lions Club nella persona dell'ingegner Quadricino, che mi piace di conoscere 5 minuti fa, perché senza il loro contributo determinante, solo per l'aspetto volontaristico ma soprattutto per l'aspetto finanziario non ci sarebbe stato questo intervento stasera, non saremmo qui. E per questo oltre al saluto al sindaco ringrazio anche la sua persona, il comune di Sorrento che come sapete ha contribuito alla parte rimanente della somma necessaria per affrontare questo restauro. Oltre ovviamente a ringraziare anche i miei collaboratori della sovrintendenza, la dottoressa Scattarella, la dottoressa D'Alfonso, Teresa Donadio, Giovanni Marzano, che sono i nostri restauratori che nel territorio, oltre in altre situazioni ad operare direttamente sui manufatti, come in questo caso, cominciano anche sull'operato di restauratori privati, che in questo caso diciamo, è stata una vigilanza facile perché della bravura della dottoressa Cacaci abbiamo già apprezzato da tutti l'efficacia. E l'occasione può sembrare come dire celebrativa, no? Retorica. Invece secondo me è importante anche per quelle che io definisco queste piccole grandi operazioni di restauro rimarcarne l'importanza, soprattutto in una realtà come quella di Sorrento,